Allora, Lucio Topatic, oggi il presidente del CONI, Giovanni Malagò, e presidente della Federazione Italiana Sport Ghiaccio, Andrea Jos, ti hanno consegnato la medaglia d'oro al valore atletico del CONI. Sono davvero pochi i casi di atleti che hanno ottenuto questo riconoscimento, che, lo ricordiamo, è legato a o una vittoria, una medaglia d'oro a un mondiale o un'olimpiade, oppure ad atleti che hanno ottenuto risultati considerati eccezionali dal punto di vista agonistico. Lucio Topatic è il primo giocatore di hockey a ricevere questo riconoscimento in Italia. Volevo chiederti, insomma, che sensazione ti dava, ecco. Devo dire una grande emozione, soprattutto essere, tra virgolette, premiato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal presidente della Federazione Italiana, Andrea Jos. Devo dire un premio, cioè nella mia carriera ho vinto tanti, tanti riconoscimenti, ma ricevere un premio dal CONI per meriti sportivi eccezionali, non avrei mai pensato. Dal punto di vista personale, no? Tu hai giocato tantissimo, oltre 1.000 partite, no? A livello di club, e in nazionale hai giocato, insomma, quasi 250 partite, se non ho letto male le statistiche. Una carriera lunghissima che è durata in nazionale più di 20 anni. Tu hai avuto il tuo esordio nell'85, fine 85 contro la Germania dell'Est, e poi hai chiuso la carriera nazionale con le Olimpiadi di Torino 2006. Hai giocato 14 mondiali, 4 olimpiadi, ne hai viste veramente di tutti i colori. Ma cos'è che ti ha lasciato i ricordi più belli in nazionale? C'è qualche partita, qualche episodio, qualche persona? Ma devo dire che il gruppo che c'era in nazionale dagli inizi 86, perché io sono entrato nell'86, che c'era Manno, Mastrullo, il mio grande amico Gino Pasqualotto. E poi devo dire un'altra cosa riguardo a Gino. Comunque il gruppo della nazionale è sempre stato un gruppo molto affiatato. E la nazionale italiana ha sempre disputato di grandi mondiali. Io quello che ricordo è la partita con la Russia, un 2-2 con la Russia, e poi segnare, e che poi la Russia vince anche il mondiale, è stato qualcosa di eccezionale. Però eccezionale è stato giocare 10 anni in gruppo A ed essere come Italia una delle top 8. Questo penso che sia stato il risultato più grande della storia nazionale. E invece a livello di club, tu hai vinto 7 campionati tra Bolzano, Devils Milano, Asiago. Sei stato amato e anche molto odiato, no? Da tutte le tifoserie. Ma alla fine di tutta questa tua carriera, no? Che ormai, insomma, sono un po' di anni che è terminata. Al di là dei titoli, no? Degli scudetti, delle coppe, eccetera. Cos'è che ti porti dentro da tutta questa carriera, da tutto quello che hai visto e vissuto? La cosa più bella che porto dentro è quando io, per esempio, vado a vedere delle partite, che sia del Bolzano, che sia dell'Asiago, che sia del Brunico, e incontrare il tifoso di hockey che viene a dirmi: ti ho odiato quando giocavi, ma ti amavo come giocatore. Questo penso che per un giocatore sia la cosa più bella, perché vuol dire che veramente hai fatto qualcosa di eccezionale in campo,
E quando la gente ti ricorda, vuol dire che niente, che veramente hai fatto di tutto per farti ricordare, ecco questo. L'ultima cosa, allora, prima di lasciarti, stavi dicendo prima qualcosa che volevi aggiungere su Gino Pasqualotto, che insomma, col quale avevi un rapporto che andava anche, insomma, ben oltre il fatto di essere semplici compagni di squadra, no? Sì, io volevo dirti che questo premio volevo dedicarlo a una persona importante nella mia vita, una persona che mi ha aiutato in campo e quanto mi ha aiutato tanto fuori dal campo. Cioè Gino Pasqualotto per me, oltre che essere stato un grandissimo giocatore, un grandissimo amico, una persona eccezionale, difatti volevo dedicare questo premio a lui per tutto quello che ha fatto per me, per la mia carriera hockeyistica, ma anche per come amico, proprio un amico con la maiuscola, è stato più di un fratello, per non dire un papà, perché io il papà l'ho perso quando ero giovane e lui mi ha dato quel qualcosa in più che mai nessuno mi ha dato. Ecco. Grazie Gino. Grazie a te Lucio per questo ricordo davvero molto bello e emozionante. Insomma, ci stiamo commuovendo un po' tutti quanti. Grazie mille a Lucio Topatic e grazie ancora di cuore per tutto. Grazie a tutti voi e a tutti gli sportivi. Viva l'hockey!